presentazione ufficiale del progetto ciclismo Rodengo Saiano 2014. Fabrizio Bontempi, presidente del Sodalizio, è qua con noi. Che location avete scelto quest'anno, Fabrizio? Sì, per valorizzare tutti gli anni un posto differente appunto della zona qua del comune di Rodengo Saiano. Siamo ospiti grazie alla gentile concessione del Conte Fenaroli a Villa Fenaroli. Partiamo un attimino prima, abbiamo fatto la festa di chiusura al ristorante Giardino e riapriamo la stagione qua con tanto entusiasmo come tutti gli anni in questo 2014 e sperando che le cose vadano tutte bene. Al ristorante Giardino avevate là i vostri amici, i vostri sponsor, coloro che amano questa formazione che da quanti anni vive? Ma la squadra è nata nel 2006 grazie all'aiuto di un gruppo di appassionati. Subito sono state coinvolte l'amministrazione che dopo qualche anno è riuscita a concederci uno spazio per costruire il ciclodromo di Rodengo Saiano, che ci sta dando una grossa mano a trovare tanti ragazzini che appunto corrono in bicicletta. E poi da 6 ragazzini ora quest'anno saremo in 42. I successi strada facendo sono arrivati e anno dopo anno i ragazzi sono cresciuti. L'anno scorso avete vinto il campionato regionale con Volpi su strada e al momento della festa al ristorante Giardino è stata consegnata la maglia appunto al campione regionale alla signora Stefania Bontempi, che è vostro sponsor, vostri amici. Sì, è stata consegnata questa maglia simbolica al nostro primo sponsor, che è poi Bontempi Impianti, all'amministratrice Stefania Bontempi, ma un doveroso ringraziamento va anche a tutti gli altri sponsor che ci danno una grossa mano, sono tutti degli amici che sinceramente ci stanno dando una grossa mano e spero ce la diano sempre di più, visto che appunto trovare gli sponsor non è tanto facile. Intorno alla società c'è tanto entusiasmo, tanti ragazzi che ci danno una mano, tanti ex corridori, siamo veramente felici nonostante le difficoltà di portare avanti questa iniziativa. Un progetto ciclismo Rodengo Saiano che, come hai detto tu, è fatto da gente giovane, da ex corridori, da padri di famiglia, ma voi avete una schiera di giovanissimi e poi esordienti e poi allievi. Sì, quest'anno è il primo anno che un po' a malincuore, ma tra virgolette, cediamo qualche nostro ragazzino che è passato nella categoria juniores. Abbiamo appunto dato qualche ragazzo alla SC Mazzano, visto anche un po' la mentalità che ci accomuna con loro. Al momento la nostra società ha deciso insieme a tutto il consiglio direttivo di fermarsi alla categoria allievi per non trascurare le categorie giovanili e quindi ecco, siamo un po' tra virgolette il vivaio per chi poi porterà avanti gli juniores e i dilettanti nel prosieguo. Magari fra qualche anno qualche professionista come sei stato tu, come sono stati moltissimi bresciani. Questa sarebbe poi la nostra soddisfazione di vedere in futuro fra qualche anno qualche nostro ragazzino che dal 2006 ha corso con noi, visto che c'è qualche ragazzino che è dal primo anno che è qui con noi, vederlo magari, ma anche nei dilettanti, perché adesso arrivare nei dilettanti, visto le problematiche che ci sono nell'ambito delle varie categorie, è già molto difficile anche quello, quindi vedere poi un ragazzo che diventerà professionista per noi sarà un'enorme soddisfazione. Se Fabrizio Bontempi è il presidente, vicepresidente è Fabio Uberti e poi il presidente onorario Angelo Migliorati, uno staff di dirigenti che amano questo sport. Sì, c'è la vecchia struttura del progetto ciclismo nata appunto nel 2006, come dicevo antecedentemente. E poi ci sono stati un po' di rimascolamenti perché tanti hanno impegni familiari, impegni di lavoro. Abbiamo i vari responsabili delle categorie, quest'anno responsabile della categoria giovanissimi sarà il vicepresidente Fabio Uberti, responsabile della categoria esordienti sarà Pivo Alberto insieme a Tonelli Angelo,
responsabile categoria allievi Agusti Angelo insieme a Bertazzoli Orazio, e un po' di supervisione a livello di preparazione atletica la farà appunto Valtolini Gianpietro. Oltre che nei giovanissimi abbiamo altre persone che danno una mano, dall'ex professionista Pier Giorgio Angeli, che segue sempre la preparazione invernale dei giovanissimi, a Gavazzi Fabio, Borsarini Pier Giuseppe e Moreschi Fabio. Dietro, oltre a me, ci sono tante persone tipo Ivan Volpi, tipo Nelotti Gianluca, Corini Aldo, tante persone veramente che ci danno una mano e sostituiscono gli allenatori in mancanza, magari quando hanno impegni di lavoro. Quindi un ringraziamento va a tutti in generale, anche i volontari che ci danno una mano quando organizziamo le corse. Appunto, volevamo parlare anche di quello. 2014, anche organizzazioni di manifestazioni. E 2014, al momento abbiamo confermato il 24 agosto la nostra gara principe, che è poi il 12esimo trofeo SD Progetto Ciclismo Rodengo Saiano. Subito dopo, la domenica dopo, ci sarà il trofeo comune di Sale Marasino, Memorial Martinoli, è una novità, abbiamo dei ragazzini di Sale Marasino che corrono con noi. Un ragazzo di questo gruppo di Sale di Marasino ci ha coinvolto in questa, diciamo, nuova iniziativa. In più stiamo aspettando ancora un attimo per decidere della nostra gara degli esordienti, dove posizionarla nel calendario difficile della Federazione Ciclistica Italiana e quando decidere appunto di metterla in calendario, visto le problematiche appunto delle varie domeniche, dei fermi federali e di tutto quanto compete a questa cosa. Infatti ci sarà una riunione il 14 marzo con le varie categorie esordienti allievi a Milano e da lì poi ci muoveremo un attimino.